Hi, in the last video, I want to share my experience, my English routine. But in this video, I want to share my experience in real time studying English, Italian, and a little French. I leave you my previous video in the video description. Okay, in this moment, I want to talk with natives in Chatroulette. It's called Chatroulette. I don't know exactly, but this app is very important for me. It's very, how do you say, this app is very helpful. Yeah, right now I want to show you a little bit of myself. Is correct this of myself? Okay, for example, this is my microphone, my personal microphone. This is my second microphone to speak with natives in the computer. How do you say exactly? I want to practice. Computer. Okay. It's correct. I want to use this app. In this moment, I want to record this. Hello. Kamusta ka? Kamusta ka rin? Okay lang ako. Yeah. Only I can say kamusta ka. Oh, sorry. I'm okay. How about you? In this moment, I record and blogging for my YouTube channel. Whoa! Hi! In your country, I speak Tagalog. Is correct? Opo. Yes. The Tagalog is very similar to Spanish, to English. Yes. Wanna learn how to Tagalog? In the future. Well, okay. Yes. How do you say my name is Rodrigo in Tagalog? Ako ay si Rodrigo. Ako ay si Rodrigo. Ako ay si Rodrigo. Opo. Nice to meet you. Yes. In Tagalog. Nice to meet you too. My name is Angel Me. In Tagalog, how do you say? Nice to meet you. Kinagagala ko po na makilala kayo. Okay, this. Thanks. Sometimes it's difficult to me understand. For the reason, I want to practice more and more and more. And this way is necessary to improve your English. It's necessary to fail to learn. It's very important. When I speak with natives, I just only ask, for example, one question: how many languages do you speak? Why is the first thing most important in your life? What did you like to do in your free time? It light up. Okay, I want to practice my French. Bonjour. I want to practice my French. I speak a little bit. Okay. It's correct. J'étudie le français depuis 12 semaines. Bien, good. Pour seulement 2 semaines, tu parles très bien français. Thanks. It's correct this. J'aime apprendre les langues. Oui. Do you speak other languages? Yes, English and Spanish. Spanish? Spanish is my first language. Oh. Vale, can pero you, no hablamos español muy bien, eh? Can you practice? Solo un poquito. Wow. Sí, pero yo es el único que habla español aquí. Los otros, no mucho. French is more difficult for me because the French is the language that I study less. Bueno, no, tengo que explicar esto. Vale recalcar que yo no hablo mucho inglés, solamente hablo lo necesario un poco. Me estoy ayudando mucho del traductor también. Estoy tratando de buscar algunas palabras. Quiero ser muy sincero, la verdad, y muy transparente. Con el francés llevo estudiando 2 semanas desde hace un mes, literalmente. ¿Por qué? Porque estaba estudiando, por ejemplo, 2 semanas estuve estudiando para el video y después lo dejé un poco y ahora estoy volviendo nuevamente a practicar el francés. En inglés, en italiano, ahora te voy a explicar más o menos cómo lo practico. Ok, italiano es la mia seconda lingua que lo parlo meglio da altri. En questo momento voglio parlare anche in italiano. Va, in questa app tu puoi parlare in tutte le lingue. Ma in questa ora sono le, nel mio paese sono le 6 di sera, più o meno. In Italia è l'una di la notte, credo così. È 7 ore di differenza, 7 o 6 ore di differenza, dipende se è estate, se è inverno, dipende di quello.
ma l'italiano in questo momento non lo sto imparando, nuove parole, lo sto solamente praticando, come si dice mantenendo in italiano, aspetta, voglio tradurre questa parola nel Google Translator, mantenendo, si dice così, si dice come in spagnolo, va bene, questo mi piace di tanto, che tu puoi parlare l'italiano un po' fluente perché è molto simile allo spagnolo. Questo mi piace di tanto. Va bene, come stavo dicendo, l'italiano non sto praticando nuove parole, no? Alcune parole sì, lo può cercare su Google, ma sto solamente praticando ascoltando alcuni video su YouTube, ascoltando canzoni, no, non ascolto in italiano, solo video su YouTube, parlo con altre persone, con nativi ad esempio, e anche parlo con clienti, yeah. Perché io faccio video, ma non è l'unica cosa che faccio. Ando in università anche, faccio altri progetti e anche lavoro con alcuni clienti creatori di contenuti, ma anche ho clienti dell'Italia e parlo con loro e pratico il mio italiano, scrivendo, pratico il mio italiano ascoltando tutti i giorni e anche leggendo ovviamente sui messaggi. E tutto questo mi aiuta di tanto a poter sviluppare il mio accento, anche il mio livello di italiano. E per questo momento posso capirlo, in questo senso posso farlo meglio dalle altre lingue, dall'inglese, dal francese, perché è più facile per me anche e ho più tempo dalle altre lingue. Tutto bene? Bene. Sto praticando qui un po' il mio italiano. Bravissimo. Tu parli altra lingua? Sì. Quale? Rumeno, russo, turco, inglese e italiano. Come mai hai imparato tante lingue? Sono tante origini. I tuoi parenti? Mm. Ma parli bene tutti o alcune parole? Allora, sono madrelingua rumena. E invece tutto il resto o le so benissimo come l'italiano e il russo o lo sto imparando come il turco. Il rumeno è una lingua come l'italiano, spagnolo, della stessa famiglia? Sono lingue latine. Esatto, piacere. Lo spagnolo so solo le canzoni. Spagnolo è la mia prima lingua. Bravo, io so solo le canzoni. Ad esempio, quali cantanti, quali canzoni? Romeo Santos. Bachata. Yes. Carita innocente. La mia preferita. Carita innocente? No, la mia preferita è Gilito. Gilito, va bene, piacere.